Facile a dirsi, ma non altrettanto a farsi, arrivare a misurare la massima velocità del vento. Per fare questo, ci si basa sulla raffica di un uragano. Era il 10 aprile 1996, quando il ciclone tropicale Olivia passò sull'isola di Barrow, nell'Australia occidentale, e in un attimo la tempesta raggiunse la velocità di un uragano di categoria 4, 254 miglia orarie. Si può solo immaginare quanti danni questo tipo di vento può causare. L'unica tempesta più veloce dell'uragano è il tornado, al cui interno l'aria può muoversi ad una velocità di 300 miglia orarie. Purtroppo, però, non ci sono modi sicuri per misurare la velocità di un tornado. Gli stessi strumenti meteorologici non sono adeguati a supportare una simile esperienza. Considerando altri fenomeni meteorologici, teniamo presente che una bufera di neve ha una velocità media di 50-60 miglia all'ora. Un temporale si muove a 74 miglia all'ora e un uragano tropicale può arrivare fino a 400 miglia orarie. Per vedere una tempesta della stessa intensità, si può solo fare un viaggio su Giove. La gigantesca macchia rossa che lo sovrasta non è altro che un'enorme tempesta che infuria nell'emisfero meridionale del gigante gassoso. La tempesta si espande per 5 miglia al di sopra delle nuvole circostanti, così da essere 3 volte più ampia del nostro pianeta. Nel 2017, la sonda spaziale Juno della NASA è riuscita a raccogliere molti dati sulla macchia rossa. Si è scoperto che la mostruosa tempesta è arrivata ad una profondità di più di 200 miglia nell'atmosfera del pianeta. Si calcola che sia da 30 a 100 volte più profonda di qualsiasi oceano sulla Terra. Probabilmente, però, le misurazioni non sono precise e si presume che la tempesta abbia una profondità ancora maggiore e con il suo suggestivo aspetto di gigantesca macchia rossa risulta più fredda della restante atmosfera del pianeta Giove, che ha una temperatura di meno 234 gradi Fahrenheit negli strati nuvolosi superiori. Avvicinandosi al nucleo, la temperatura dello stesso pianeta aumenta, ma si registra la temperatura più alta nell'atmosfera proprio al di sopra della grande macchia rossa. Qui, infatti, il calore raggiunge i 2400 gradi Fahrenheit. Tale surriscaldamento può essere causato, come ipotizzano gli scienziati, dalle onde gravitazionali e sonore prodotte dall'estrema turbolenza della tempesta, che è più calda nella parte inferiore che nella parte superiore. È impressionante come ai suoi margini la velocità del vento arrivi a 300-420 miglia orarie. Se si considera che sulla Terra le raffiche del vento che raggiungono una velocità di 150 km orari possono far volare le auto, possiamo immaginare cosa provocherebbe sul nostro pianeta una tempesta potente come l'immensa macchia rossa. Fortunatamente, sulla Terra non esistono le condizioni per la formazione di una tempesta di tali dimensioni. La grande macchia rossa resta un mistero per gli stessi scienziati, considerando che Giove, composto principalmente da gas, si presenta appunto come un enorme gigante gassoso, con un'estensione maggiore di più di 1000 volte della Terra. Intorno al nucleo del pianeta c'è un oceano di idrogeno liquido, e la stessa atmosfera è composta da idrogeno ed elio. La totale assenza di elementi solidi che creino attrito, tali da indebolire la tempesta, fa sì che questa si rigeneri continuamente. I gas caldi nell'atmosfera di Giove sono infatti in costante movimento. Salgono, scendono e turbinano in modo tale da far pensare agli astronomi che in passato varie tempeste si siano unite e abbiano creato la grande macchia rossa che continua a imperversare, attirando costantemente gas freddi dal basso e gas caldi dall'alto e assorbendo vortici più piccoli che la rendono ancora più potente. Purtroppo, le spesse nuvole su Giove non permettono agli scienziati di capire cosa stia accadendo realmente nella bassa atmosfera del pianeta, lasciando in essi il dubbio su cosa si trovi realmente sotto la grande macchia rossa. Alcuni hanno ipotizzato che ci sia un vulcano. Teoria improbabile, dal momento che Giove è principalmente gassoso. Non ha quindi una crosta che può rompersi e rilasciare lava dall'interno del pianeta. Altre teorie hanno cercato di spiegare il perché la tempesta abbia un colore così particolare, che varia dal bianco e dal salmone chiaro, all'arancio e dal rosso. Alcuni scienziati ritengono che la risposta sia da cercare sotto la grande macchia rossa, più in superficie, dove uno strato incolore di idrogeno e solforato di ammonio potrebbe reagire con i raggi cosmici o le radiazioni UV provenienti dal Sole. Questo, a loro dire, donerebbe alla macchia il suo caratteristico colore rosso, ma al momento anche questa resta solo una teoria. La prima osservazione della grande macchia rossa da parte degli astronomi risale agli anni 30 e la tempesta è stata vista per la prima volta nel 1665 e denominata il punto permanente. Le sue dimensioni si stanno tuttavia riducendo.
Dall'inizio del XXI secolo ha iniziato infatti a sfaldarsi ai bordi, con piccoli pezzetti che si staccano e svaniscono. Se questo continuerà, entro il 2040 potrebbe sparire del tutto. La tempesta non solo si sta riducendo, ma sta anche cambiando colore, in un arancione intenso. Gli scienziati pensano che questo processo sia dovuto ad una reazione chimica, che si verifica quando del nuovo materiale sale agli strati superiori dell'atmosfera dal basso. La grande macchia rossa potrebbe essere considerata, alla luce di tutto questo, come la tempesta più famosa del Sistema Solare, ma non è l'unica. Sempre su Giove c'è infatti anche una piccola macchia rossa. Si tratta di un altro anticiclone, ma di dimensioni inferiori, che ha comunque le dimensioni della Terra. Di recente, la velocità del vento al suo interno è aumentata, arrivando fino a 400 miglia orarie. Un'altra tempesta, grande quanto il nostro pianeta, infuria inoltre su Saturno. È chiamata la Grande Macchia Bianca, è costellata da nuvole bianche e si verifica ogni 30 anni, quando l'emisfero settentrionale di Saturno si inclina verso il Sole. La tempesta bianca è in realtà un enorme sistema di temporali, al cui culmine i fulmini possono lampeggiare più di 10 volte al secondo. Resta il mistero da dove la grande nuvola bianca tragga la sua energia. Alcuni scienziati pensano che sia alimentata direttamente dal Sole, altri sostengono che esista una fonte di calore interna che alimenti i venti. Ci sono poi le grandi macchie scure su Nettuno, enormi tempeste che si formano in aree con alta pressione atmosferica. Fino ad ora gli astronomi hanno osservato 6 macchie scure su Nettuno. Più scura è la tempesta e più luminose sono le nuvole di metano attorno ad essa. Un'altra tempesta di dimensioni mostruose è quella su Saturno, simile più o meno ad un uragano del nostro pianeta. Rispetto ad un uragano terrestre, tuttavia, quello su Saturno è titanico. L'occhio del ciclone ha un'estensione di 1250 miglia e le nuvole luminose, più vicine ai bordi dell'uragano, si muovono ad una velocità di 330 miglia orarie. Una delle cose insolite di questa tempesta è però la sua forma. Ha 6 lati, tanto da sembrare un esagono. Dal momento che l'atmosfera di Saturno ha poco vapore acqueo, il modo in cui la tempesta esagonale continui a sopravvivere in tali condizioni resta anch'esso, tutt'oggi, un mistero.